ho partecipato alla fase sperimentale di Un Giorno in Dono, che è un'iniziativa attuata dal gruppo UbiBanca che ha coinvolto i colleghi delle banche società del gruppo della zona di Milano. I colleghi potevano scegliere fra le diverse iniziative proposte dall'organizzazione no profit donando un giorno di ferie. Per ogni giorno da noi donato, Ubi riconosce il controvalore di una giornata lavorativa. C'è stata una bella adesione da parte dei colleghi. Non avevo mai fatto un'esperienza di volontariato e quindi ero curioso di capire com'è questo mondo, come gira questo mondo, che cosa spinge le persone in questo mondo a fare ciò che fanno. Di fronte a questa iniziativa ho detto: vediamo un po' se è vero che alla fine di una giornata di volontariato stai meglio tu. Ed era vero. Mi sono portato dentro la certezza di appartenere a un gruppo di persone veramente molto valide. Colleghi che si sono spesi con tantissima voglia. È stato entusiasmante e sin dal primo momento ho sentito il calore dell'atmosfera. Sono persone che evidentemente si vogliono molto bene tra di loro. Fanno tutto con il sorriso, con la gioia, con grandissimo amore. Quello è un insegnamento per chi ha la fortuna di passare qualche ora con loro. È andata benissimo, era la mia prima esperienza, è stata emozionante, abbiamo cucinato per i poveri. È stato divertentissimo, abbiamo giocato, ballato, cantato. Ci sono quelli che magari vedi che sono più pratici, ci sono quelli che non si portano la camicia di riserva, che quindi si sporcano, però tutti nel loro piccolo hanno dato il loro contributo. La cosa che più mi è piaciuta è stato a fine giornata avere un bel mal di schiena. Il mal di schiena vuol dire aver lavorato sodo e magari noi che non siamo tanto abituati a fare questo tipo di lavoro, quindi essere dietro una scrivania 8 ore al giorno, alla sera avere la consapevolezza di aver preparato e vedere fisicamente un qualcosa che ha fatto del bene per qualcuno, credo che sia la soddisfazione più importante. È la cosa che mi ha lasciato più soddisfatto, ecco. Io ho regalato la mia forza fisica! E io la mia serietà. Il momento iniziale più simpatico è stato il momento di ginnastica, danza, terapia. Mai avrei pensato di vedere delle persone così sorridenti nonostante i problemi fisici. Senz'altro questa è una iniziativa che ha molto contribuito a rafforzare il legame del gruppo Ubi col territorio. La cosa che proprio mi ha emozionato di più è che alla fine della giornata la bambina che ho aiutato a fare i compiti mi ha chiesto quando sarei tornato. Loro conoscevano tutte le vecchie canzoni, quindi noi anche con il kazoo abbiamo suonato le canzoni, con le maracas abbiamo tenuto il ritmo e poi si sono messi a cantare lo spazzacamino e non smettevano più, è stato un disastro alla fine. Abbiamo preparato decine e decine di frittate, più torte, tantissime cose buone. Devo dire che la voglia di fare qualcosa di buono, oltre che qualcosa che diciamo potesse aiutarli, era un po' così, la volontà di tutti. Ma a me piacerebbe molto ripetere questa esperienza, specialmente adesso che la affronterei con un entusiasmo maggiore fin dall'inizio. Lavorare per il territorio in maniera concreta vuol dire dare un segnale di accorciare le distanze, cioè essere davvero vicino alla gente. Torni con un bagaglio che ti arricchisce. Investiamo nel non profit, ci guadagniamo tutti. Non avrei mai fatto un'esperienza del genere se non mi fosse stata proposta dal gruppo, o comunque se non avessi trovato la possibilità di mettermi in gioco. Essere vicini per UbiBanca alle associazioni di volontariato vuol dire, come dire, coprire tutte le aree del territorio, essere in qualche modo vicini a tutti. Ad un collega direi che nella vita bisogna buttarsi, non bisogna avere paura di ciò che non si conosce e bisogna uscire dai piccoli egoismi di ogni giorno per fare qualcosa di utile. Coraggio, cambiamo un po' la nostra divisa per un giorno. Cosa aspetti? Aderisci.